Ciao, sono Aurora Mazzucchelli del ristorante Marconi a Sasso Marconi Bologna e qui con me c'è anche Gianni D'Amato del caffè Arte e Mestieri di Reggio Emilia e siamo qui per fare il ragù alla bolognese, nostra versione. Allora, gli ingredienti sono sedano, carota e cipolla, carne di manzo, sia della polpa che della cartella di manzo, polpa di maiale, pancetta stesa, una salsa di pomodoro che viene comunque fatta cucinare molto, quindi rimane molto asciutta, del concentrato di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, bicchiere di vino bianco, foglie d'alloro e per chiudere le tagliatelle all'uovo. Gianni ora sta tagliando sedano, carota e cipolla per metterle nel tritacarne con uno stampo molto fine assieme alla pancetta stesa. Dopo sedano, carota e cipolla aggiungiamo la pancetta stesa. Allora, dopo aver passato le verdure e la pancetta stesa, prendiamo l'olio extravergine d'oliva, lo mettiamo in tegame. Mi raccomando, l'olio deve sfrigolare, deve essere abbastanza caldo, in modo che le verdure e la pancetta si appassiscono bene e non buttino fuori acqua. L'olio ora è abbastanza caldo, mettiamo dentro gli ingredienti a far soffriggere. Aggiungiamo gli ingredienti già tritati. Sfogliamo, giriamo bene e la facciamo andare finché, diciamo, le verdure e la pancetta non diventano belli croccanti, belli rosolati. Mentre cuoce, con Gianni prepariamo tutte le parti della carne, quindi andremo a cambiare lo stampo. Per la carne, in tradizione vuole uno stampo grosso. Quindi adesso Gianni taglia la polpa di maiale a pezzettoni, la cartella e passiamo a tritare carne grosso. Il soffritto è pronto e andiamo a mettere la cartella e la polpa del maiale macinata grossa. A questo punto aggiungiamo la polpa del manzo, una bella girata, anche perché la carne deve soffriggere bene assieme agli altri ingredienti. Adesso la carne è ben rosolata, okay. Già mettiamo il sale. E mettiamo il vino bianco che faremo asciugare. È importante far ridurre bene il vino bianco per togliere tutto l'alcol, deve restare solo il profumo del vino. Ora, prima di andare ad aggiungere gli altri ingredienti, sì, bisogna lasciarlo un po' cucinare. Bisogna cucinare almeno 10-15 minuti. Quando andiamo a mettere gli altri liquidi, che sia la salsa di pomodoro, che sia il concentrato, bisogna che la carne sia veramente già... Sia brodo acqua, la carne deve essere già tostata. A questo punto mettiamo la foglia d'alloro e il pepe, due o tre mulinate di pepe, proprio per dare un po' di aroma. Girata ancora, mettiamo il concentrato di pomodoro rigorosamente fatto in canna, pezzettiamo, lo facciamo sciogliere, mettiamo il pomodoro. Messo il concentrato e la salsa di pomodoro, dobbiamo dare un po' di liquidi per finire la cottura. Quindi circa un'ora e mezzo, due. Quindi aggiungiamo dell'acqua non salata. Ora abbassiamo il fuoco e lasciamo lentamente cucinare tutto. Allora, l'acqua bolle, siamo pronti per buttare giù la pasta. Noi tradizionalmente in Emilia usiamo la pasta fresca all'uovo, quindi le tagliatelle. A casa però possiamo anche usare delle tagliatelle secche oppure dei maccheroni, una pasta corta quindi di semola che raccoglie bene il ragù. Mentre cuoce la pasta, circa 8 minuti, prendo un po' di ragù e lo metto in padella che ci servirà per saltare le tagliatelle. La pasta è cotta, la scoliamo. Ora la chiuderemo a saltarla aggiungendo un po' d'acqua di cottura, è importante per la mantecatura. La giriamo bene, la facciamo asciugare qualche secondino in padella. Ecco qua, andiamo a impiattare, devo dire che ci siamo. Andiamo a impiattare la tagliatella nel modo più classico, mettiamo i profumi, mettiamo un po' di ragù, un bel po' di ragù, abbondante, direi che siamo pronti, eh? Prontissimi. O per me. Grazie.
Fate pure con me. Ah, sì. Come mi fa la moda. Ciao, sono Dario Picchiotti, chef e cotitolare dell'antica trattoria di Sacerno. Abbiamo appena visto come si fa un ragù classico alla bolognese e io adesso vi mostrerò una ricetta che è chiaramente una provocazione. La mia ricetta è una provocazione perché usa gli stessi ingredienti del ragù alla bolognese, che sono pomodoro, sedano, carote, cipolla, carne di maiale, carne di manzo e gli spaghetti. Partiamo con il pomodoro, che in questo caso ci sarà servito per fare due elementi, un'acqua di pomodoro e una polvere di pomodoro. È molto semplice, basta frullare dei pomodorini datterini, metterli in un tovagliolo e con la pasta, con un po' di sale e zucchero, lasciarli una notte in frigo e l'acqua precipiterà. Ciò che rimane lo mettiamo in essiccatore e lo frulliamo per fare la polvere. Bene, partiamo dalle carni e in questo caso al posto della polpa di maiale ci sarà della mortadella. In egual peso abbiamo della polpa di manzo. Le due carni le utilizzeremo, la mortadella che è già cotta e la polpa di manzo cruda. Le passeremo due volte al tritacarne e andremo a fare delle polpette con un po' di parmigiano 36 mesi. Bene, andremo a tagliare a listarelle la nostra mortadella, in fettine la nostra polpa di manzo. Eseguita questa operazione, verremo qui al nostro tritacarne e passeremo tutto due volte. Passandola la seconda volta aiuteremo gli ingredienti ad amalgamarsi e avremo un impasto più fine. Con le nostre due carni passate al tritacarne andremo a comporre delle polpette con un cucchiaio di parmigiano e poi questa è una ricetta che va a piacere, se vi piace potete anche abbondare un po' di pepe e una presa e mezzo di sale. Quando il nostro composto sarà ben amalgamato lo riporremo una 25-30 minuti in frigo in modo tale da dargli un po' di consistenza. Andremo a comporre delle polpettine, anche queste dopo che le abbiamo manipolate e ben disposte su un vassoio, le andremo a riporre in frigo. Buttiamo la nostra pasta e in questo caso è uno spaghetto. Dopo che abbiamo buttato la pasta andremo a spiegare come abbiamo fatto le salse di sedano, cipolla e carota. Per la salsa con il sedano è molto semplice, basta avere un estrattore o una centrifuga. Prendiamo il sedano crudo con abbondanti foglie e lo passiamo o all'estrattore o alla centrifuga. Il succo che ne ricaveremo verrà legato con o una xantana, della agar-agar, della normale gelatina. Insomma, deve avere questa consistenza un po' gelatinosa, dai. Mi raccomando, più lo fate con una bassa temperatura e più vi rimarrà verde. Fatto il sedano e riposto in frigo, passiamo alla cipolla. Io ho usato una cipolla bianca, l'ho tagliata il più fine possibile, in modo tale che cucini nel tempo più veloce e in modo tale che non si ossidi e non diventi troppo scura. Dopo che l'abbiamo passita in un pentolino, la frulliamo e la setacciamo finemente. Lo correggiamo di sale e pepe ed è pronta. Per la nostra crema di carote è molto semplice, basta prendere delle carote, metterle sotto sale a 180 gradi e cuocerle per 25 minuti. Dopo verranno pelate e frullate aggiustate di sale e di pepe. Nel frattempo che la pasta finisce di cuocersi, noi prenderemo i nostri 300 g di acqua di pomodoro e li andremo a mettere in una padella con un filo d'olio che così sarà calda per accogliere la nostra pasta. Come abbiamo detto, la nostra pasta ha bollito 8 minuti, la andremo a scolare e la metteremo a risottare nella nostra acqua di pomodoro con l'olio. Complessivamente serviranno meno di 4 minuti, io penso sui 2 minuti e mezzo, 3. Questo è il passaggio più complicato della mia ricetta, perché risottare la pasta è comunque sia una procedura che deve essere seguita in maniera maniacale. Mi raccomando, perché sennò vi si attacca. Quando rimarrà pochissimo liquido e si sarà aggiunto l'amido della pasta, noi andremo a filo a fare un'emulsione, in modo tale da mantecarla molto 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 bene. Quando la nostra pasta è ben mantecata, eccola qui, andremo a comporre il nostro piatto. La gelatina di sedano, crema di carote e per ultima la nostra crema di cipolla. Andremo a prendere la nostra pasta risottata, l'andremo ad adagiare e come ultima cosa andremo ad aggiungere le nostre polpette. Concludiamo con la nostra polvere di pomodoro e con un bel filo di olio extravergine d'oliva
come tutti i piatti italiani che si rispettino. Spaghetti alla bolognese featuring spaghetti Vittori.